Ringraziare anch'io tutto il comitato organizzatore per essere qui e quindi il binomio indiscindibile Cortesi Mollica, vi ringrazio. E quindi e ancora voglio dire sì, che ho cercato di fare una chiacchierata sui temi dell'alimentazione, andando un poco anche a vedere altri aspetti che oggi non possono essere trascurati, e cioè l'ambiente. Quindi parliamo di cibi sicuri, ma parliamo anche di appunto assicurare il cibo. Perché questo? Perché nel tempo l'uomo è intervenuto ed interviene sulla natura con mezzi, tecnologie che ha a disposizione, e questo al fine di produrre alimenti, quindi per favorire le produzioni primarie. Tutto quindi questo sfruttamento delle risorse ha portato a un impoverimento delle risorse stesse, e questo non è stato privo di effetti sull'ambiente, sul consumo di alimenti e quindi sui sistemi di ristorazione. Ora, questi sono dei temi che oggi premono e incidono, tant'è che saranno discussi all'evento, l'Expo 2015, che avrà sede a Milano, e che tale evento si articolerà su vari punti che saranno discussi. Il primo è sicuramente relativo alla sicurezza alimentare e la qualità degli alimenti. Come appunto dicevamo, sicurezza significa innanzitutto assicurare il cibo per tutti. Assicurare il cibo per tutti è un'emergenza che la FAO si è posta e verrà discussa nell'Expo. Infatti abbiamo che in una proiezione FAO, dove qui vengono considerati il consumo passato e quindi viene fatto un modello predittivo di quello che potrebbe essere il consumo futuro di alimenti, anni considerati vanno dal 70 al 2050, e vediamo che chiaramente il consumo è diversificato, considerato in chilocalorie pro capite, e considerato anche a secondo dei paesi sviluppati o di paesi in via di sviluppo. Tale modello è un modello che in crescita perché? Perché si muove su un parametro che va dalla sazietà alla sopravvivenza, ma il 2050 riusciremo a garantire il cibo per tutti? Questa è l'emergenza che oggi ci si pone, e si pone la FAO quale obiettivo imminente. Infatti purtroppo ci sono dei paradossi che vedono una diseguale distribuzione del cibo. Infatti nel pianeta 36 milioni di persone muoiono di fame nelle zone più povere, una persona su 10 è obesa nelle zone più ricche. I bambini in età scolare obesi o sovrappesi sono 155 milioni, mentre 148 milioni di bimbi sono sottopeso nei paesi più poveri. In Italia si stima che un bambino su tre sia obeso o sovrappeso. Ora è chiaro che oltre alla necessità di quindi ricavare energia dalla terra per procurare cibo, terra che ha nutrito fino ad oggi, è necessario cibo sano. Cibo sano, ed in questo senso va intesa la proposta di revisione la proposta di regolamento del Parlamento europeo, che è una modifica della 882, quindi modifica per aumentare l'efficienza e la trasparenza. Oggi si richiede, si parla di trasparenza, già nel libro bianco si parlava di trasparenza, a dire il vero, dei controlli lungo tutta la catena agroalimentare. Lo scopo è quello di armonizzare il sistema di controlli in tutta l'Unione Europea, che è una cosa importante, con un sistema integrato, soprattutto per talune
produzioni, penso ai vegetali, penso ai prodotti fitosanitari e alla salute e benessere animale, di conseguenza del consumatore. Ora, tale revisione va anche vista in relazione, cioè, alle recenti emergenze sanitarie che hanno visto proprio i prodotti di origine vegetale al centro di alcuni casi di malattia alimentare, considerati multistato perché si sono manifestati in più paesi dell'Unione Europea e diffusione del virus dell'epatite A a partire da frutti di bosco surgelati e anche delle epidemie da Escherichia coli o 104H4 dai semi di germogli di soia. Entrambi i casi a tutt'oggi sembra che la contaminazione riguardi la materia prima. Ora è chiaro che il cibo buono oltre che sano, e vediamo quanto indica la norma ISO 9000, e cioè il grado in cui, cioè, rappresenta le caratteristiche intrinseche che soddisfano l'acquirente, cioè la qualità in questo senso non va intesa come un valore assoluto, ma è relativo alle aspettative del cliente e quindi della qualità, oltre a darne quindi una valutazione rispetto ai caratteri sensoriali, funzionali, etici, riguarda anche il controllo di specie. Ora, il controllo di specie perché? Perché possiamo avere frodi per la vendita di aliud pro alio, quindi di questo per quello. Tuttavia, tali frodi spesso hanno risvolti sanitari seri, perché vediamo anche qui un caso recente, quello delle carni equine, e cioè la presenza di carni equine in preparati, cioè lasagne, paste imbottite, polpette, che presentavano carni equine non dichiarate. È chiaro che qui il risvolto sanitario è serio, perché? Perché per tale specie non vi è un sistema di rintracciabilità, di conseguenza non sappiamo neanche se sono animali sportivi a fine carriera e pertanto se sono stati trattati col fenilbutazone, che non è privo di effetti sulla salute umana. Ma portiamo anche altri casi di frodi, come per esempio in Gran Bretagna nel 2009, dove il kebab era costituito da sola carne di pollo, benché veniva dichiarata in etichetta la presenza di carne di tacchino, di vitello. E ancora ultimo, non importanza, sono le frodi che riguardano i prodotti della pesca. I prodotti della pesca, infatti, vengono commercializzati soprattutto sotto forma di preparati e trasformati, cioè hanno perso i caratteri morfologici propri, in grado di che rendono possibile il riconoscimento di specie, pertanto la frode è possibile. Pensiamo ai risvolti sanitari sempre importanti quando parliamo per esempio di pesce palla, che produce una tossina termostabile molto potente e che peraltro è stato avvistato di recente dai veterinari di Gaeta, poiché ha superato lo stretto di Suez. Ora, la scienza a supporto della qualità e quindi della sanità degli alimenti. In questo senso non posso non ricordare il ruolo che hanno avuto le biotecnologie. Le biotecnologie, infatti, la cui analisi si basa sul DNA, che è una molecola termostabile e che quindi consente il riconoscimento di specie anche nei prodotti che sono stati cotti, sottoposti a cottura, e quindi si presenta come un metodo a supporto dei controlli ed capace di infondere garanzie nei prodotti posti in commercio. Ora, quali risvolti nella ristorazione rispetto a queste prime tematiche delle quali abbiamo parlato? Innanzitutto, diciamo che per quanto riguarda la ristorazione
la ristorazione in generale, la percezione del rischio che ha avuto il consumatore in seguito a questi eventi è sicuramente maggiore quando la scelta non dipende da se stesso, ma da un ente pubblico o comunque privato, e quindi nella ristorazione. E il discorso della qualità, la richiesta di qualità sempre crescente, ha fatto sì che da un lato sorgessero numerosissime forme per quanto riguarda la ristorazione commerciale che andavano appunto a soddisfare le esigenze e le richieste dei consumatori, e quindi a seconda della fascia di età abbiamo avuto slow food, fast food, agriturismi, ristoranti stellati, dove peraltro la qualità ovviamente in tutte queste forme viene garantita anche dal servizio che nei ristoranti stellati sicuramente è dato dalla brigata. Ora, la diversificazione che si è avuto nell'offerta nell'ambito della ristorazione commerciale è sicuramente una risposta a quelle che sono le esigenze oggi dei consumatori, e cioè un livello di conoscenza medio-alto sul valore alimentare, sulla qualità del cibo. Pertanto l'appetibilità stessa è cambiata in funzione del risultato, e cioè si cerca di consumare cibi leggeri, di alto valore nutritivo. Pensiamo alla carne di pesce ricca in acidi della serie omega 3. Ora, scusate, inoltre c'è stato un cambiamento delle abitudini alimentari, che è in parte anche questo ovviamente un risultato di quella che è oggi la struttura sociale. Pertanto si consumano pasti fuori casa, ed la crisi economica che cosa ha determinato? Che il pasto è stato destrutturalizzato. Quindi è vero, come diceva Berlusconi, che si mangia ancora fuori, ma si mangia di meno. Si mangia di meno perché si mangia un primo, un contorno, un secondo, un contorno. Alcune forme hanno sostituito il pasto, come l'aperitivo è sostitutivo di un pasto. Ancora l'alimentazione nell'ambito della ristorazione commerciale è chiaramente fortemente considerata anche un momento di benessere biopsicofisico, perché è un momento aggregativo. Nella ristorazione sociale, che cosa invece, quali sono stati i risvolti? I risvolti per quanto riguarda la garanzia di sanità e qualità passano per la stesura dei capitolati d'appalto, passano per le adeguate procedure di valutazione e aggiudicazione delle gare, e per il controllo delle materie prime, ancora per la promozione della ecosostenibilità. Oggi non possiamo, qualsiasi sistema produttivo consideriamo, considerarlo sciolto dall'emergenza ambiente. Ora, innovare la ricerca e la tecnologia. Innovare la ricerca e la tecnologia è un altro tema importante. All'improvviso mi sento un eco fortissimo. E di questo, questo perché? Per aumentare la produzione di cibo ed anche le caratteristiche nutritive dello stesso. Ora, rispetto a questo problema, mi piace portare due punti di vista completamente diversi di questo problema. Da un lato gli OGM, ok? Gli OGM che come sono stati affrontati? Sono stati affrontati già nel 97, la commissione CE riteneva che il parere scientifico fosse di fondamentale importanza per valutare il rischio, nella gestione del rischio in materia di sicurezza alimentare. Da quel momento quindi c'è stato il principio di equivalenza sostanziale con la controparte tradizionale rispetto all'OGM per effettuare la valutazione del rischio. Ancora il 178, quindi analisi, valutazione e gestione del rischio, che tiene conto del principio di precauzione.